Abbiamo cercato di mettere assieme parlamentari e consiglieri regionali su due temi di grandissima importanza. Il primo è quello del lavoro, che deve essere in cima ai pensieri di ogni istituzione, di ogni forza politica, di ogni associazione. Perché il lavoro è alla base di tutto, è alla base anche della dignità delle persone. E riuscire a creare lavoro in primo luogo per le nuove generazioni deve essere l'impegno prioritario e fondamentale del governo nazionale in primo luogo e poi di tutte le istituzioni. E per avere lavoro bisogna che ci siano investimenti pubblici e privati, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, dove invece da diversi e diversi anni si investe purtroppo molto poco. E assieme al lavoro bisogna sostenere chi è più debole e magari di chi ci metterà più tempo a creare un lavoro e un'occupazione. E bisogna farlo perché cresce il numero dei poveri che non sono soltanto quelli di una volta, e cioè quelli che non hanno nessun tipo di lavoro, ma oggi a volte si diventa poveri anche quando un lavoro lo si ha, lo si perde all'improvviso, oppure si entra in cassa integrazione se hanno mogli e figli da sostenere. E dunque è doveroso stabilire un reddito di cittadinanza, e cioè un reddito per chi non è in condizioni a volte perfino di sopravvivere. È un elementare bisogno di civiltà che un paese moderno deve assolutamente riuscire a portare avanti.